14:55, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000. Vediamo le principali notizie in questa edizione flash. Il maltempo taglia in due l'Italia, con il centro-nord colpito da tempeste. Grave la situazione in Liguria, nubifragi e vento a 140 km all'ora in Toscana. Due le vittime, una a Carrara, l'altra a Lucca, travolte entrambe dalla caduta di alberi. Feriti e danni in tutta la regione, trombe d'aria nel Pisano e a Massa, interrotte strade e collegamenti ferroviari. Violenti temporali anche in Corsica hanno causato 3 morti e oltre 10 feriti, tra i quali una ragazza italiana di 23 anni. Lo riferisce la prefettura dell'isola, specificando che la ragazza versa in condizioni preoccupanti dopo la caduta di un albero nella Pineta di Calvi, un paese del litorale nord-occidentale della Corsica. È stato domato il maxi rogo di Pantelleria, si indaga per dolo. Sarebbero due i punti di innesco, lontani 400 metri l'uno dall'altro, contemporanei e attivati di sera in presenza dello scirocco. Dice così la procura di Marsala. Nella notte una trentina di persone sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni, tra loro anche l'ex calciatore Tardelli e lo stilista Armani, che ha messo in sicurezza in mare i suoi ospiti. La guerra in Ucraina, vertice a Leopoli tra Guterres, Erdogan e Zelensky. Sul tavolo i dossier sul nucleare a Zaporizhia e sui flussi di cereali dai porti ucraini. Appena arrivato, il segretario dell'ONU ha visitato l'università della cittadina. Domani sarà a Odessa. Continuano intanto i bombardamenti su Kharkiv con vittime. Il tasso di inflazione dell'Eurozona si è attestato all'8,9% a luglio, in aumento rispetto all'8,6% di giugno. Un anno prima il tasso era del 2,2%. I dati sono pubblicati dall'Eurostat, un quadro di peggioramento che non esclude la possibilità che l'Europa stia entrando in recessione tecnica, dice la BCE. Saldi estivi, tra luci e preoccupazioni, a luglio vendite diminuite del 10%, a Ferragosto invece andamento in linea con il 2021 grazie soprattutto al grande afflusso di turisti. A dirlo è Federmoda, che non nasconde però le preoccupazioni per il mese di settembre, quando il flusso turistico rallenterà. E boom di turisti anche nei musei. Gli Uffizi di Firenze registrano un luglio da record con 427.000 visitatori, mai così tanti nella storia del museo. I luoghi della cultura italiana tornano a riempirsi quanto e più del 2019, dice il direttore del Museo Fiorentino, che aggiunge: ora però si rischia la chiusura, il personale è andato via durante la pandemia, continua a mancare. 14:58, per il momento l'informazione finisce qui, ma vi aspetto con tutti gli aggiornamenti alle 18:30. Arrivederci, buon proseguimento.